Io ogni giorno cerco di costruire la pace, l'amore, la gioia, perché quello è quello che voglio avere. Se vuoi amore, devi essere amore. Nel 1996, a 17 anni, ho partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta. È stata un'esperienza indimenticabile. Ogni tanto la vado a ripescare per avere gioia, per sentirmi felice. Avrai solo ciò che tu cerchi e trovi in te stesso. Tutto il resto non avrai niente. La persona felice è una persona sana, una persona che non è felice può andare incontro invece a delle malattie. I media sembrano così innocui, però in realtà hanno un potere enorme di direzionare le nostre energie e di farci fare delle scelte, un potere molto subdolo. Spesso le persone pensano ad arrendersi perché non conoscono il loro reale potenziale interiore. Le più grandi culture di ogni tempo ci stanno dicendo che abbiamo un grosso potere, di poter avere un impatto sulla realtà che va ben oltre quello razionale, dove la nostra osservazione influenza ciò che vediamo. Se io ho uno stato di frequenza, infelicità, di scontentezza o di frustrazione e mi trovo accanto a qualcuno che invece esprime una frequenza maggiore, immediatamente ci troviamo meglio. La fortuna che mi ha rivoluzionato la vita, mi ha cambiato la vita, è stato il primo viaggio che ho fatto in Africa, perché quando sono tornato da quel viaggio, come per magia, dopo settimane ricordavo i volti dei bambini con cui avevo giocato, le attività che avevo fatto, ho detto no, mi è ritornata la memoria, non ci credo, è stato un miracolo, ho fatto del bene e ho avuto questo miracolo. Torno a scuola e di nuovo dimenticavo le cose. La gioia proviene dall'essere presenti interiormente. Tu potresti essere gioioso senza una ragione. Ha a che fare con l'idea che da qualche parte dietro le nuvole il sole continua a splendere. La gioia letteralmente può cambiare il mondo. Quando sei in quello stato emani una frequenza che è elevatissima. Viaggerà nell'etere per un tempo, non dico illimitato, ma quasi illimitato. Tutte le mattine inizio dicendo sono viva, ci sono, e poi indosso il mio sorriso. Quando arrivavano i medici per la visita quotidiana, mi trovavano con il sorriso e loro erano stupiti, tanto che mi hanno mandato dalla psicologa, come se fosse una cosa strana che potessi affrontare quei momenti in maniera positiva. Ho sempre avuto voglia al mattino di svegliarmi e di gioire di quelle che erano le piccole cose.